comandante della nave Schettino, sul quale eravate voi, il nome forse non era ben augurante. Comunque, vi riepilogo quello che ci è successo in queste ultime settimane. Siamo naufragati su quest'isola deserta dell'Oceano Pacifico e non riusciamo a comunicare con la terraferma, quindi lo sapete, siamo completamente isolati dalla società. L'isola però è abbastanza grande per tutti e piena di risorse di ogni genere, quindi siamo stati molto fortunati, è un'isola veramente fantastica. Siamo riusciti anche a recuperare tra l'altro molti dei materiali e degli impianti che ci sono sulla nave, che è arenata sullo scoglio, e quindi abbiamo molta tecnologia a disposizione, quindi siamo in grado di ricreare tutte le condizioni per un sistema economico fatto bene. Tra di voi fortunatamente siete circa un 2000 persone e ci sono tutte le professionalità di cui abbiamo bisogno, quindi dal contadino, all'allevatore, al fabbro, al falegname, quindi non abbiamo proprio problemi, quindi materiali, competenze, abbiamo tutto e tutto sommato possiamo vivere degnamente nonostante che non ci verranno mai a trovare. In pratica quindi siamo nelle condizioni di creare una società ideale, siamo qui, non ci rompe le scatole nessuno e quindi stiamo bene. Però abbiamo due grossi problemi, ma veramente grossi. Ognuno di noi produce beni e servizi, ma non riesce a scambiarli con gli altri, perché sull'isola l'unica cosa che non abbiamo trovato è una moneta, perché quella ce l'abbiamo solo noi nella terraferma. Secondo, per costruire nell'isola le opere comuni, quindi parliamo di una centrale elettrica, le strade, le fognature, l'ospedale, una scuola, abbiamo bisogno che alcuni di voi invece che dedicarsi alla propria sussistenza si dedichino ad alcune attività che valgono per tutti quanti e queste persone dobbiamo pagarle in qualche maniera, quindi abbiamo veramente la grossa difficoltà di riuscire a creare un sistema economico con una moneta che funzioni davvero. Quindi, siccome abbiamo deciso, vi ho riuniti qui tutti quanti, perché dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo decidere come lo costruiamo un nuovo sistema monetario. Quindi ce lo illustreranno due esperti che abbiamo selezionato tra di voi. Il primo è Luca, che viene sull'Isla, è quello che avete voi eletto e ve ne pentirete come governatore dell'isola, quindi è lui che prenderà le decisioni per tutti. Poi si è offerto volontario anche Massimo, che faceva il banchiere, e quindi proveremo a analizzare un sistema economico che sia valido per tutti quanti noi. Ciao Luca, intanto come mai hai accettato di fare il governatore dell'isola? Capitano, mi è sembrato giusto mettere a disposizione tutte quelle che erano le mie esperienze. Sono stato sindaco per diversi anni nella mia città e in più precedentemente ho lavorato in vari settori produttivi. Quindi penso di conoscere bene quelli che sono i problemi che dovremo affrontare su quest'isola. Certo, tu sei un politico, quindi conosci bene la corruzione. Voi, cari cittadini, conoscete bene l'evasione fiscale, questi sono i veri problemi. Io ero un banchiere nel mio paese e sono molto esperto di come si fa a creare un sistema monetario, che poi conosciamo tutti e che utilizziamo tutti. Che funziona benissimo? Beh, no! Ma voi politici siete solo capaci di fare danni. Il sistema migliore era quello che avevamo nella terraferma. Il governatore crea contanti, cioè monete, banconote, ma poche, perché altrimenti aumenta la corruzione e l'inflazione. Io poi creo denaro elettronico attraverso i prestiti e questo sarà fornito secondo delle vostre necessità. In cambio però io chiedo solo un piccolissimo... In cambio di tutto questo lavoro, io chiedo solo... Scusate, siamo esperti ma non più di tanto. Esperti fonici. Ho dimenticato i microfoni, ok? Ma io sono molto esperto nella creazione del sistema monetario, infatti per il prestito dei soldi io chiedo un piccolissimo interesse, intorno al 10%, una roba da poco. Ma anche se il governatore ha bisogno di soldi per le opere pubbliche, no, io li presto ed emetto titoli di Stato e li posso comprare con il denaro elettronico. Ma scusa caro banchiere, che senso ha prendere il denaro in prestito da te e pagarti degli interessi? Se il denaro è uno strumento convenzionale deciso dalla comunità, deve essere creato a vantaggio di tutti e non solo tuo. Non è giusto che tu possa decidere la quantità di denaro creato e soprattutto a chi darlo. Il denaro dovrei crearlo io, per conto di tutti, e utilizzarlo per pagare le opere pubbliche e i servizi comuni. In questo modo posso aumentare il benessere di tutti. Ma vuoi scherzare? Tutto questo denaro genera inflazione. Con i prestiti invece se ne crea meno e solo se serve. Questo sistema funziona benissimo da anni. Veramente funziona malissimo. In questo periodo le aziende falliscono e le banche danno poco denaro all'economia reale. Ti rendi conto che gli stati, le regioni e i comuni, come quello che ho amministrato io, sono tutti indebitati fino al collo? Dovevamo addirittura salvare le banche con i soldi dei cittadini, roba da matti. Scusate, posso intervenire dalla platea un attimo? Ma certo, parla pure. No, che io sono un cittadino normale, però mi è venuto un piccolo dubbio. Dici. Se tutti i soldi li fabbrica quel signore lì, il banchiere, e ce li dà in prestito, già alla fine del primo anno abbiamo dei problemi. Perché lui vuole i soldi più gli interessi. Il problema è che gli interessi non li stampa mica. Dove andiamo a prendere? È vero. Bravo, bravo. Qui no, quindi? E quindi ci troviamo già dal primo anno che abbiamo un debito inestinguibile, perché gli interessi non sono stati fatti. Ok. Quindi mi sembra un'osservazione importante. Ah, tant'è che è importante, perché il primo anno si tratta solo degli interessi. Gli anni successivi, con le sue ipoteche sui nostri beni, ci fa lavorare gratis per lui e noi non prendiamo un becco da un quadrino. Oh, ringraziamo Claudio, un applauso, perché ha fatto delle osservazioni giustissime, tra l'altro, che non sento mai fare da nessuno questo tipo di osservazioni. In effetti nell'isola, scusa Massimo, siamo solo noi, e se tutta la moneta si crea con il debito significa che senza dubbio la moneta non esiste, cioè la moneta per pagare gli interessi. Quindi nel sistema monetario che avevamo il debito cresce continuamente e strangola l'economia, oltre che la vita di tutti noi. Sentite, sono giorni che ci penso, abbiamo un'occasione imperdibile, quella di creare un sistema nuovo che non abbia i difetti di quello precedente. Proviamo a fare qualche ipotesi. Innanzitutto, se il denaro ha valore, perché siamo tutti noi che lo accettiamo, è giusto questo? Siete d'accordo voi? Sì! Bravi! Bene, allora deve essere di proprietà dei cittadini quando viene creato. In questo modo può essere utilizzato dallo Stato per distribuire la ricchezza, riducendo le disuguaglianze, oppure per finanziare opere pubbliche, come in Giappone dopo i terremoti, senza gravare sulle tasche dei cittadini. Sai che questa mi sembra una buonissima idea? In questo modo la creazione del denaro non genera debito, perché circola liberamente e non deve essere restituita a nessuno. Inoltre lo Stato non deve pagare interessi ogni anno e quindi non è costretto a aumentare le tasse e tagliare i servizi. Ma guarda che così si crea inflazione o corruzione. Le banche svolgono un'azione importantissima, perché finanziano l'economia. Ma sta ferma buona volta, qui non siamo sul continente dove i politici sono nelle tue fondazioni bancarie e decidono sempre a tuo favore per tutelare i tuoi e i loro interessi. Qui è la comunità che decide. Bene, allora facciamo decidere la comunità. Allora voi, l'ipotesi è, il nostro caro banchiere propone che il denaro lo crea lui e ce lo presta a tutti, facendoci pagare interessi, e tra l'altro lo presta anche al governatore attraverso l'emissione di titoli di Stato. Alzi la mano chi è d'accordo. Buttatelo a mani. Oh, bene, bene, bene. Mi sembra che non ci siano dubbi. Viva la democrazia. Caro banchiere, mi sa che qui, su quest'isola, ti toccherà lavorare stavolta. Vi faccio il riassunto, allora, siccome vorrei mettere ai voti il nuovo sistema monetario, vi faccio il riassunto della nuova proposta. Il denaro, a questo punto abbiamo deciso che lo crea il governatore per conto di tutti gli abitanti dell'isola. Una parte sarà assegnata a ciascuno di voi, che non ne avete, per iniziare i primi cambi, perché se non si mette moneta subito all'interno dell'economia non è possibile iniziare. Un'altra parte sarà utilizzata invece per realizzare le opere comuni. Quindi se decidiamo di costruire una strada, costruire un ospedale, costruire una scuola, non faremo né tanto né quanto che decidere di stampare del nuovo denaro e utilizzarlo per pagare le persone che lavoreranno in questa cosa. Okay. Ricordiamoci però di creare una banca pubblica, potrà finanziare con i prestiti le attività private dell'isola, ma solo quelle che riteniamo compatibili con gli obiettivi che abbiamo deciso per tutta la nostra comunità. Di questo te ne puoi occupare tu, caro banchiere, ma devi accettare come tutti di prendere solo uno stipendio per la tua attività normale, normalissima, perché gli interessi rimarranno alla comunità, capito? Interessi alla comunità. Vabbè, mi sembra di non avere molte alternative. Bene, allora, votiamo questa proposta per alzata di mano. Chi è d'accordo che la moneta sia di proprietà dei cittadini e libera dal debito? Oppela, oppela! Bene, a me sembra che abbiamo fatto un buon lavoro. Direi che possiamo festeggiare. C'è qualcuno che sa cantare? No. Oh, che caso! Va bene. Che la figura del banchiere, anche se simpatica, sta sulle palle a prescindere. Beh, visto che voi avete cominciato recitando, devo cominciare a recitare anche io. Questo qui è Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. Sentite cosa dice, così partiamo da dove è cominciato il casino. Il regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, lo Stato, gli italiani l'hanno detestato. C'era una volta il regno delle due Sicilie, che era tutto il sud Italia, dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il sud era ricco, ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il sud divenne povero e cadde a picco. C'era una volta una nazione che si chiamava Meridione, il suo re era Ferdinando secondo di Borbone, non esisteva immigrazione, non c'era disoccupazione, con i suoi pregi e i suoi difetti, c'era una volta il Meridione, c'era una volta, ma poi venne Garibaldi, c'era una volta, a rubare oro e soldi, c'era una volta, ma la vera storia è che prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava, prima, questo prima dell'unità d'Italia. Ferdinando morì e lasciò il trono al figlio Francesco, che sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera, sempre uniti nelle battaglie, dal notturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi i nemici, ma quei giorni segnarono la fine del regno e di un patrimonio lasciato al mondo, la prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di zolfo, la prima flotta mercantile e militare, Federico II, lingua italiana, scuola siciliana, la scienza, la filosofia, le tasse più basse, le industrie, Mongiana, Pietrazza, Castellammare, eccetera, 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 una volta, ma poi venne Garibaldi, c'era una volta, e rubò ai soldati i soldi, c'era una volta, ma la vera storia è che prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava. gomitolo si srotolava finché si spezzava. E noi dobbiamo riunire il mondo al sole. Al sole, nel bene e nel male. Sole, 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 è tutto un altro sole. Fabio Conditi mi suggerisce di tornare 150 anni dopo e più. C'era una volta, ma poi venne Angela Merkel, o la Germania che è meglio. C'era una volta a rubare oro e soldi, a piantare anche Lidl, a rubare banche e export. C'era una volta, ma la vera storia è che prima dell'Unione Europea, in Italia c'erano i soldi, in Italia si lavorava, la gente si amava, e anche se c'erano i ladroni, l'Italia era una potenza dell'Unione Europea. Grazie.